Buongiorno. Ad una domanda a cui veniva chiesto di esprimere il proprio pensiero sul fatto se Berlusconi è ancora il leader della destra, leggendo le opinioni delle persone che intervenivano, ho sentito il vostro odio nei suoi confronti. Approfitto di questo fatto per esprimere il mio pensiero sul fenomeno di Silvio Berlusconi. Per prima cosa, i vostri insulti gratuiti esprimono il livello di coscienza che ha raggiunto la vostra anima, pensateci. La vostra è gelosia, invidia, niente di nobile. Un nobile non userebbe quei termini. Io non li userei nemmeno per il demonio. Prima di tutto il rispetto per l'essere umano, qualunque cosa sia. Rispetto. Ogni espressione deve tendere all'unione, alla speranza, alla fede. Certo che se non hai fede non puoi considerarlo tuo fratello spirituale, visto che per te Dio non esiste. E non esiste nulla di quello che dicono tutte le religioni. Silvio Berlusconi, chi è? Oh, come ve lo immaginate, Silvio Berlusconi? Gelosia, invidia. Quando l'anima è priva dell'energia dell'amore, ciò che prevale è gelosia e invidia e, come sempre, la superbia. Voi che vi siete espressi in quel modo, vi siete lasciati dominare dalla superbia, che ha usato gelosia negativa e l'invidia per farvi esprimere in quel modo. Pensateci bene. Potrebbe essere un viaggio dentro voi stessi e scoprire che in fondo lo invidiate Silvio Berlusconi, ma non nel senso negativo, ma in quello positivo. Essere al suo posto, identificarsi in lui, oppure il contrario. Lui ci è riuscito e io no? Devo trovargli dei difetti. Non posso applaudirlo, ammetterei la mia sconfitta. Allora lo odio, come se quell'odio in qualche modo potesse raggiungerlo e farlo soffrire. In effetti, le cose stanno proprio in questo modo. L'odio, in questo caso per Silvio Berlusconi, lo colpirà. Ma per fortuna viene anche invaso dalle altre energie che compensano quelle generate dall'odio. È questo quello che seminate? Dove l'avete messa l'educazione, la comprensione, la tolleranza, l'umiltà? La superbia impedisce alle civiltà di evolvere spiritualmente.